Luca Landi ha un percorso comune a molti cuochi, l'istituto alberghiero a Marina di Massa e poi tante esperienze, prima negli alberghi della Versilia e poi all'estero, Monte Carlo, Parigi, prima di far tappa a Firenze. Ma dopo tante esperienze Luca torna in Versilia, dove nel 2004 apre il ristorante Lunasia e nel 2011 conquista la prima stella Michelin. C'è un'età per e un'età per, quindi nel momento in cui dovevo approfittarne, imparare, formarmi, sono andato a scuola e queste sono delle scuole di cucina e di vita. Dopodiché bisogna far famiglia, bisogna crescere, bisogna diventare uomini, prendere le proprie responsabilità e soprattutto esprimere il verbo che abbiamo imparato, aggiungendo una virgola di follia, creatività, anche del proprio territorio. Da poco ha spostato il suo ristorante all'interno di quello che forse è il più bello albergo di Viareggio, Le Plaza, proprio nel tratto caratteristico della passeggiata viareggina. Sono poche le distrazioni oltralpe che ci concediamo, anche se in realtà esistono, però cuciniamo solo il mare del nostro Mar Tirreno e lo arrotondiamo, lo condiamo, lo guarniamo con il vegetale, il verde delle nostre meravigliose Alpi Apuane, che hanno un clima unico, dove il sole batte, il vento batte, l'acqua è poca, queste salinità data dal marmo, e si possono trovare delle erbettine, io le chiamo, sono gocce di sapore e anche gocce di storia, perché una volta venivano più usate di oggi, abbiamo perso un po' la cultura, io mi faccio interprete di questa cultura e cerco di metterla all'interno dei piatti. Luca Landi è definito un tecnico proprio per la capacità di elaborare e affinare i sapori. Per me la cucina è alchimia. Quindi, come diceva Angelo Paracucchi, bisogna che i cuochi capiscano quando bruciano le padelle, perché è normale che i cuochi brucino le padelle, ma devono capire cosa vi succede dentro. La maionese è tecnica, una pasta fatta bene è tecnica. Poi, è condita con il gusto, certo, ma la tecnica di sfilettare un pesce, di trattarlo come si deve, di costruire una farcia, di costruire una pasta, di realizzare una pasta all'uovo, è tecnica condita con il gusto, ognuno il suo, contestualizzato nel luogo dove cucina. Per noi ha preparato un piatto che esprime perfettamente il legame con il territorio, la Triglia Med, dedicata al Mediterraneo, ma che parla anche un po' di montagna. Una triglia sfilettata farcita con le parature della triglia stessa resa in purea con un po' di olive ed arrostita e accompagnata con una purea di carote condita con lo yuzu, che è un agrume giapponese leggermente speziato, e guarnito questo e rifinito con queste gocce di sapore date dalle erbe aromatiche. E tutto è condito con una salsa al cacciucco, quindi raffinato, un cacciucco ingentilito per accompagnare questa triglia, però è espressione del territorio in cui si cucina.